Signor Ronzo, lei a bordo del T-Rex mi è bellerrimo, eh. Ok, ed è anche incacchiato con la vita. Solo io ormai quando vedo un bronto mi torna in mente Fred Flintstone e mi ne voglia di scivolare giù per la coda. Ma si può avere animale più pirla? Io non dico nulla, eh. Aspetta, ci sono biomi anche laggiù, le profondità marine probabilmente. Là c'è la foresta, là c'è la palude. Là c'è il bronto, mi par giusto. Salve a tutti, sono Don Gamer e bentornati sulla Pixar. Allora, io sono tornato a casa, ho riportato a casa tutte le nostre creature, perché ce ne avevo tre quarti sparse per la mappa. Beh, non tutte, alcune sono ancora alla primissima base, perché di quella porca sono andato un attimino avanti. E all'interno della nostra gabbia, che peraltro c'è un abusivo, scusi signor abusivo, si potrebbe levare dalle scatole, molto gentile, mi piace quando ti capiscono al volo. Ho messo il contenitore dei Pixblock, ricordate, possiamo convertire qualunque dinosauro di cui non abbiamo necessità in un Pixblock, che adesso funzionano peraltro. Ecco qua, perfetto. E confermo che funziona, perché potete vedere che quando li tiro adesso si riconvertono. Perché di quella porca che rottura di scatole che non era. Eccolo qua. Praticamente li potete contenere qua all'interno, visto che pesano un botto e loro saranno tutti al sicuro. Ecco qua, io adesso ce lo trasferisco. Perfetto, sarà giunto il Pixblock di Alitalia, poverina. È un attimo metterlo soprattutto quando c'è il limitatore, che c'è un limitatore di 25 dinosauri a persona all'interno del gioco. Ce l'avevo anch'io, l'ho dovuto rimuovere. Adesso sarà un limite di 300, yay. Che bello, sono l'unica persona su sto server. E questo è fatta. Allora, oggi ho intenzione, udito udito, di prendermi sia il T-Rex che il brontosauro, che è un po' che non spawnano da queste parti, ma ogni tanto qualcuno compare. Si vede che adesso che sto cominciando a costruire ne compaiono di meno, ma che bello, eh. Sul bronto ancora non ci possiamo fare la base, perché dobbiamo essere di pari di livello 80. Ma intanto ci possiamo craftare la stellina per il T-Rex. Ciao Dodo, cosa stai facendo lì? Non lo voglio sapere, ma vabbè, dettagli. Peraltro, dato che per addomesticare il bronto servono un pochettino di pianticine, quindi pertanto oggi metteremo qui la nostra serra. Dodo, troppi dodo, dobbiamo diminuire la popolazione. Ho il permesso del WWF, fidatevi, ok? E se non ce l'ho, amen, una strage vale più di mille parole. Potete levarvi che devo parlare delle cose io, perché di quella porca. Ma posso aver 5 secondi senza che mi spawnino le cose in culolandia? Ma sentocelo. 2, boh, 10 secondi. Allora, tornando a noi. Abbiamo sbloccato il corso episodio, i croplo. Così che all'interno ci possiamo mettere tutte le piante di cui abbiamo bisogno. Ecco qui, vediamo intanto di disporli all'interno della nostra futura serra, che dovremo riempire di cose di vetro. E già così ce ne sta un parecchio coniglietto. E no, eh. Coniglietto ha capito che sto per piantare carotine e robe varie, e ha detto me le pappo tutte io. Allora, va da sé che come la serra su Ark dovremo metterci tutte le paretonze in vetro. Se no non avremo il, com'è che lo chiamava lui, il greenhouse effect, che è a 0%. In teoria dobbiamo usare i blocchi in vetro, in pratica lo scopriamo tra un po'. Quindi adesso io pian pianino mi diverterò a tirar su tutte le paretine. Ho fatto anche la porta, vediamo un po'. Non sarà perfettamente in vetro, vediamo un po'. Carina però, bella. Bella, moderna, ci può stare. Fosse stato anche col supporto in vetro non sarebbe stato male. E di nuovo un'eclissi di sole. Non so perché sto poi di gioco. Di tanto in tanto il sole dice ciao e vado in ferie. Ma porca di quella iper porca giù gioco. Buono, e adesso ci possiamo piazzare il tetto. Il problema è che in sto gioco i cubi vanno un po' come poi gli pare. Quindi, guarda. Io sto puntando chiaramente al centro, ma lui non lo mette. Perché? Perché Pixar, porca di quella iperporca. Mettimi il tetto. Ok, un po' meglio. Ora che ci credete o no, è 10 minuti che sto cercando di piazzare il tetto. Perché il piazza, guarda, non si attacca. Perché? Perché che sto puntando dritto? Oh, grazie, ogni tanto si ricorda di funzionare. Ma do, sto gioco ogni tanto è sviluppato da una banda di scimmie. Aspetta, ho visto blu per 10 secondi. Perché sto cercando di mettere un blocco qua. Cioè, devi, guarda se non devi morire male. Guarda se non devi morire male, non te li mette. Devi trovare, guarda l'angolino giusto. Vi giuro il tempo che sto buttando via per mettere un blocco di te. Guarda che non li mette. Perché esisti, Pixar? Perché? Ok, mi sono rotto le balle. Basta. Sto tetto avrà dei buchi perché non riesco a piazzare i blocchi. Non funziona, è tutto rotto. Però abbiamo la nostra serra, che non è male. Il tetto è anche abbastanza rinforzato, ma dovrebbe permetterci di piantare un bel po' di cosine. Volete ridere? Dopo un'ora che cerco di piantare il tutto, cosa scopro? Che il crop plot non serve più per piantare le piante come su Ark. Dito che adesso possiamo piantare la roba sul terreno.
E perché boia me l'hai messo allora? È tre ore che tentavo di metterci i peli semi all'interno e non me li mette, porca di quella porca. Poco male perché io praticamente l'ho riconvertita ad una serra normale. Va che spettacolo, al centro possiamo camminare tranquillamente e qui ci semineremo tutto. L'unica cosa che ci dobbiamo accertare è che ci sia acqua all'interno, che magari possiamo far passare attraverso un buchino qua tutti i tubi. Allora, dobbiamo far arrivare giustamente tutta l'acqua, quindi possiamo mettere una pompa qui, vediamo un po', ed anche di quelle in metallo. Oh, senti, lì ci colleghiamo tutti i tubi e non dovrebbero darci troppi problemi. Ecco, qui così può passare in mezzo. Mi domando se possono passare direttamente anche in mezzo alle strutture. Questa è una cosa che ancora non ho verificato. Ok, adesso lo facciamo scorrere per tutta la struttura e gli faccio fare ovviamente, aspetta, un giro completo. Vabbè, fuori una cosa spettacolare. Ok, e qua li ricolleghiamo anche da quest'altro lato. Perfetto. Wow, io do fuori qualcosa di veramente professionale. E adesso ci dobbiamo agganciare tutti i rubinetti. Sti cosi fanno per tre blocchi, mi pare. Non penso che dovrebbe funzionare così. Aiuto. Ok, lo mette un po' lui come vuole, ma in teoria dovrebbe bastargli. Quello putta verso l'alto. Ah, metti bug. Non ce n'è uno giusto, Non ce n'è uno giusto, ma non importa, va bene così. Guarda, mi bevo io un po' d'acqua e tanti saluti, che avevo un po' di sete. E adesso ci possiamo divertire a piantare il tutto. Ci dovrebbero stare parecchia roba, addirittura possiamo dividere le varie colture. E che dato che sono piantate dentro la sera, dovrebbero crescere alla velocità della luce. Perfetto, dice growing, quindi l'acqua la raggiunge, li raggiunge in qualche modo. Se non ricordo male, il bronto va matto del grano, il wheat, quindi dopo vediamo di piantarlo. Ecco qua. L'altro riscaldo io dovremmo domesticarlo passivamente, ma nel frattempo le verdure dovrebbero crescere in tranquillità. Growing, ok. Sembra tutto a posto, e in più casomai avremo un pochettino di cibo di cui non ci possiamo lamentare. Sì, questo piccolo problema delle erbacce ancora non l'abbiamo risolto, c'è un Pucky in casa. Ciao Pucky, aspetta, dammi un secondo, Pucky, ancora un attimino, non volevo farti attendere più di tanto. Aspetta, fatto, ok, a posto, dio Pucky. Gli animali continuano a spawnare in casa, questo è un mistero che la scienza ancora non si è riuscita a spiegare. Allora, sì, tipo, quella lucciola, da dove mi entra? Ah, ho lasciato la finestra e la porta aperta. Ovvio che poi ti entrano gli insetti, vedono una lucina, tatac, si parano dentro. Allora, il ciccio qui mi sta convertendo i vari barili in barili di olio che poi possiamo usare per avere il petrolio. Basta mettergli dei barili vuoti e devo dire che è anche tanto veloce. E peraltro, con tutti i level uponi che abbiamo fatto, dovremmo poterci sbloccare un bel po' di cosine a livello 70. Allora, prima di tutto posso farmi la sella per il bronto e la sella per il T-Rex, cosa buona e giusta. La cassaforte e la sellina per il Quetzal. Prima o poi ce la possiamo fare, in qualche modo a catturarlo, dico. Mentre invece di qua sblocchiamo l'arco, la freccia di metallo, la luce da muro, carina. Sì, perché adesso dovremmo avere tutte le cose elettriche, infatti luce omnidirezionale, luce normale. E il calderone industriale che serve a cucinare grandissime quantità di cibo, in men che non si dica. La piattaforma per il Quetzal, oh, possiamo farci la base mobile. E i vari strumenti tutti in acciaio. Oh, guarda quanta roba. Pistola standard. Vediamo innanzitutto dovrei potermi fare i nuovi strumenti. Vabbè, questo serve per raccogliere più bacche, ma il piccone e l'accetta in acciaio me le faccio molto volentieri. E posso già farmi la pistola standard. Questa è nuova. Vediamo la nuovissima pistola. Ciao piccolina. Oh, non abbiamo più il revolver culo. Dodino, dove sei? Qui l'acqua. Dentro è già cresciuta parecchio la roba nel frattempo, come potete vedere, Non c'è che dire. No, non posso sparare il nostro Dodino, poverino. Vabbè, c'è anche la Fiomia laggiù. Boia, quanto è potente st'arma. Che ho one-shotato le Fiomie. Non male. Oila. No, ho mancato il coniglietto, vabbè dai, il coniglietto è troppo puccioso. Però per il resto riesce a... Uoila, ha one-shotato il co... Ok, arma approvata, pistola approvata, non c'è che dire, il caricatore ne tiene peraltro 13 colpi. Cosa vuoi di più della vita? Il primo furbacchione che tenta di attaccarmi, gli ci scarico addosso il caricatore, malata volentieri. Ciao Ciccio, come va la vita, Ah sì, aspettate che mi ero anche craftato la turbina a vento. Metterseli vicino a casa sti cosi... Non è la migliore delle idee, ma visto che poi è arrivata anche una giornata ventosa, non parte a... Ok, bastava soffiarci un attimino, beh siamo anche in giornata di vento. E sto coso pian pianino ci colleghiamo i cavi di corrente e ci porterà all'interno della nostra base tutta la corrente di cui dovremmo aver bisogno. Allora, di solito i T-Rex spawnano da quella parte, quindi lo dovremmo attirare verso di noi. E va da sé che quella bestia non starà ovviamente lì a farsi sparare addosso. Quindi... gli dobbiamo fare un buco.
Dobbiamo attirarlo all'interno di un buco e riempirlo di colpi come non ci fosse un domani. Dimmi che ancora la mia trivella da qualche parte. Ok, e adesso mi diverto a scavare come non ci fosse un domani. Con questo, scavare il buco in cui attirare il tizio non dovrebbe richiedere più di qualche minuto. Ah, io l'adoro quest'arma. Ci ho fatto la cantina in casa, che devo ovviamente ancora rifare dopo tutto il crash degli scorsi episodi. E mi ha aiutato in maniera incredibile. Stiamo trovando tante risorse, anche del copper. Ok, bando alle ciance. Direi che la cosa più saggia è sicuramente prendere il gargoyle. Dammi un attimino, perché sono tipo pieno zeppo di 8000 cubi pesantissimi. Ok, abbiamo di nuovo fuori la nostra attrezzatura pronta. E quella boia di turbina gira di tanto in tanto, mi sa, adesso che siamo in Sunny Day non produce un cavolo. Quindi mi sa che produce tendenzialmente solo quando c'è vento fuori. Non so se c'è un modo di accumulare l'energia in modo tale da poterla riutilizzare più avanti. Ma vabbè, ce ne occuperemo un'altra volta. Ora partiamo all'avventura con il nostro gargoyle iperveloce. Vabbè, sta creatura è qualcosa di fantastico. E attirarlo lì non sarà facile. Più che altro è che se sbaglio mira, non so come distrarre di nuovo il signore. E adesso... a caccia di T-Rex, yay! Beh, vedo solo canguri per adesso. Peraltro c'erano dei templi così vicini a casa nostra. Non mi ricordo se questi li avevamo visitati. Visto che siamo anche un attimino più potenti. No, temporale, no. Facciamo che me ne torni in un altro bioma in cui non c'è il temporale. Perché a seconda dei biomi, di solito, cambia il tempo. Aspetta, no. Perché c'è temporale anche qua adesso? Non era previsto temporale. Ah, dannazione. Oh, sta anche causando degli incendi. Oh, vedo un occhietto furbino laggiù. Buongiorno, signore. Come attiro la sua attenzione? Signore, dove sta andando? Salve, scusi. Potrebbe seguire me cortesemente. Vediamo se cosa attirarlo un attimino. Credo, forse. No, manco mi caca. Oh, è vero, giusto. Me l'avete detto anche voi, l'avevo notato anch'io. Questo tizio non attira l'attenzione degli altri. Io posso anche prendere a pugni gli animali, ma loro mi ignorano. È probabilmente un bug. Ah, non posso usarlo. Peccato perché è praticissimo. Poco male userò My Little Pony. Che si guarda che roba, proprio non ci attacca. No, non ci attacca. Mi sa che è proprio un bug serissimo, Quindi posso... Aiuto. Mi è proprio costato in parte il fulmine. Porco cane. E niente, torno a prendere My Little Pony, perché sennò sta cosa non riusciamo più a farla. Ah, questi bug. Ok, eccone un altro, livello 42, quell'altro era livello 48. Signore mi segue? Signore mi segue, mi guardi? Quanto sono bello. Perché mi ignorano tutti? Cioè, gli Argentavis mi seguono tantissimo. Sono anche abbastanza arrabbiati con la vita. Il T-Rex ha detto no, io c'ho, devo andare da qualche altra parte. Ok, adesso ho deciso di seguirmi a quanto pare. Se mi mantengo a bassa altitudine, ottengo la sua attenzione. Quanto sono felice. Ok, siamo vicini al buco. Madò. E vabbè, tutti gli Argentavis adesso sono arrivati. Aspetta che intanto ho perso l'attenzione del signore. Ok, eccolo lì. Perfetto, continua a seguirmi. Dovresti essere in linea retta perfetta e... caduto nel buchino! No, sta litigando con gli Argentavis. Dimmi che resti nel buchino, io vedo cose brutte laggiù. Si sta pappando le genti però, guarda che macello! No, che non torni fuori. No, che non torni fuori, non mi laggare Pixar proprio adesso. In teoria dovremmo essere a posto. Oddio, no, si sta clippando male. Si sta clippando male, ma è bloccato. Ok, tutto è bene, quel che finisce bene, senza traumi e senza troppi bug. Quindi adesso noi ci possiamo divertire a No, è uscito, come non detto è uscito. Ok, ho riattirato di nuovo la sua attenzione. Buono, ottimo. Attenti che c'è anche il temporale, peraltro. Signorina, scusami, cade sul buchino quando ha un zagando. Come poi ha fatto a uscire? Mi ci cada dritta... No, non mi devia all'ultimo. Ma sarai fettecchia, vieni con me. Ti porterò nel buchino perché... Ok, diciamo che adesso è apposta. Vi giuro, io ci cago. Babono. Cici, vi dovete levare. Oh, io gli sparo direttamente da qua. Non ci sono problemi. Veramente, potessimo fare i buchi anche su Ark. Ci semplificheremo parecchio la vita nell'addomesticamento. No. Ah, ragazzi, non c'è il gigantosauro ancora. Quindi inutile che me lo chiedete nei commenti. Quando lo giungeranno, casomai lo andremo a prendere. Oh mio Dio, quanti colpi li devo sparare? Ok. No, l'ho visto promuoversi per un secondo. Mi ero casato. Ciccio, porco cane, vi volete levare? Sono tutti che mi arrivano in parte e mi sto caccando tantissimo. Fuori dai maronzoli. Anche tu laggiù. Ti ho mancato? Beccato? A posto? Che se mi scappa sto qua... No, non lei, non voglio lei, scusi, volevo questo. Ciccio, vi picchio male l'intera famiglia io, E ora mi si è surriscaldata l'arma. Ma per davvero, dai, che devo sparare al tizio. Non c'ho tutto il gioco. Mi posso mettere in acqua, magari si rinfresca l'arma, che cavolo ne so. No, sembrava l'idea della vita. Ok, alleluia.
8000 ore! Ma non si può! No, davvero non si può, porca di quella porca, potete caracato un po' di carne. Mamma mia, è stata traumatica come cosa, eh. Peraltro nel gioco hanno messo le scarpe con le molle. No, non scherzo, ci sono le scarpe con le molle, così puoi fare i salti più faghi. Ah, postissimo, buon salve, lei mi è molto svenuta, quindi gradisca tutta la mia carnina. Ecco qua, Sleepy Potion, tutte. Beh, c'è una barra del torpore che è eterna, ecco perché ci ho messo un'ora a buttarti giù. Buono, allora, non so quanto boia ci vorrà, ma intanto ci siamo presi... Beh, intanto abbiamo addormentato il T-Rex, adesso mi ridai il sole. Grazie gioco, eh. Non prima che mi serviva di vedere un pochettino meglio la mappa, ma vabbè, dettagli, raccata anche il resto e via. E per festeggiare facciamo una strage immotivata di creature. Yay, para 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 para. T'ho mancato, ho preso l'albero. Cioè, miravo lì, ho preso l'albero lì, com'è possibile, scusa, eh. Oh, 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 pronto, pronto, ciaone. Perfetto, in teoria, dove va? Che sta facendo? Pronto, che boia stai combinando? Se non mi finisci in grotta, magari. Pronto? Signore, c'è una grotta lì, tipo. Guarda quello che mi va a finire in grotta. Pronto? La grotta. C'è la grotta. Porca di quella iperporca. Guarda che va che in grotta. Guarda che finisce in grotta. No. No. Non ci credo mai nella vita. Ma si può avere animale più pirla? Io non dico nulla, eh. Però li potevano fare anche un pochettino più intelligenti, sti cicci. Dove vai? Pronto, le grotte. Oh mio Dio, ci sono anche i cosi coi funghi. Un pipistrello. Che schifo, mi fanno schifo. È stata legittima difesa, non me l'aspettavo. Ok, io laggiù non scendo a domesticare il bronto, ma sono mica scemo. C'è anche i funghi strani. Ah, i funghi strani, che schifo. Muori, creatura demoniaca. Ho sconfitto i funghi. Mi si è data la tagliatella adesso. Oh, niente, quello non ce lo possiamo di certo prendere. Ce n'è un altro laggiù. Ok, speriamo non vada in grotta come suo cugino. Allora, aspetta che recupero tutte le nostre erbette qua. Pitta, pitta, pitta. Ho lasciato anche la porta aperta. Belle. Ah, che è successo qua? Me l'ha mangiato qualcuno o qualcosa? Non l'ho capita sta cosa. Mi è sparita parte dei raccolti. Forse ho aspettato troppo e spariscono tra di da loro. Comunque ho raccolto buona parte del grano. Beh, magari i limoni no, ma le carote possiamo provare a dargliele al brontosauro. Senti, erbivoro e pacifico, c'ha la faccia d'ebete, guardalo. Ovviamente dentro una delle mie strutture. Non sia mai, eh. Perfetto, glielo possiamo dare, però aspetta, devo comparire la scritta. Non riesco a vedere la scritta, gioco. Vede, di culo magari il cibo non glielo do. Il problema è che si sta dirigendo pericolosamente verso lo strapiombo insieme al suo collega. Ok, buono, un po' glielo ho dato. Olè. Perfetto, come ho sete? Ho sete per cosa? Che non sto facendo niente. Ok, che sto correndo come un pazzo avanti e indietro. Ciccio, Osironzo, vada a bere, eh. Ok, ora dovrò praticamente stargli dietro. Spera. Ciccio, te stai andando in quella direzione, mi sa, eh. Io, per addomesticare il bronto, mi sa che dovrò porconare tantissimo. Non so ogni quanto devo dargli da mangiare. Cioè, o mi faccio furbo e gli piazzo dei muretti qua, perché questo sta per finire come il suo collega qua. Perché tutti dovete andare dritti? Sterza, Ciccio. Sterza, cretino. No, beh, ma io Pixar ti disinstallo. C'è pure l'Argentavis là sotto, signore. Cortesemente, no, non mi finisca di so... No, cosa sta facendo? Cosa sta facendo? Perché tutti qua sotto? Perché cosa sta... Cosa sta accadendo, peraltro? Dove sta andando? Pixark, tu sei tanto confuso, amico mio, eh. Ma tanto, tanto. Adesso io devo andare pure a inseguirlo, ma non si può lavorare così. Signore, porti pazienza. Io non è che posso inseguire tutti avanti e indietro. Aspettare che sia ancora affamato. Porco cane. Agentavis, levati, potrebbe essere pericoloso. No, fuori di qua, che poi tu mi rompi le scatole quando meno me l'aspetto. Quanti colpi di te la Gentavis? Oh, io lo sto seguendo da un po', eh. Casa mia è un attimino più distante da quella parte. Lui continua ad andare dritto. Mi sa che mi conviene addomesticare quello nelle grotte, eh. Sì, mi sa che quello nelle grotte ho più speranza. E lui va dritto. Le altre volte giravano, adesso i bronto invece vanno solo in rettilineo. Allora io mi faccio tattico e prendo il nostro gargoyle per andare in grotta. Così che fin tanto che sono su di lui, nessuno ci dovrebbe attaccare, che penso sia la tattica della vita. Vediamo un po', no? Le grotte io le odio alla follia, mi stanno spunando anche gli alberi. C'è lo ptero, c'è qualche fiomia. È finito di tutto in ste grotte a quanto pare. Davvero la zona non mi ispira per nulla fiducia, eh. Ci sono anche i goblin di tanto in tanto e altri schifi. Ma i funghi mi fanno strano. Guarda, guarda i pipistrelli fuori di testa, tutti contro lo ptero. Porco cane, si stanno avventando contro quel povero ptero. Ok. Oh, senti, l'importante è che posso scendere in tutta tranquillità e vedere di dar da mangiare a sto tizio. In teoria, guarda, se mi sta bloccato qui, dammi il comando, dammi il comando. Dove boia devo essere per dargli da mangiare? Eccolo qua, feed, ole. E io adesso mi diverto ad aspettare che il tizio... Cos'è? Guarda il fungo! Che il tizio si addomestichi. A quanto pare i pipistrelli mangiano anche i funghi. Ma vabbè, non lo sapevo.
Guarda che roba, si stanno letteralmente avventando contro tutti gli pterodizzona. Maledetti pipistrelli rompiscatole, che sono anche più duri del previsto da far fuori. Guarda, adesso si seguono il povero coso. Attaccano in branco, peraltro. È veramente una mafia incredibile. A parte che sono letteralmente dovunque. Me li sento dovunque, ce ne più sono più di due. Aspetta che è spawnato anche il drago, come voi si chiama, il dragonfly. Però non so se riesco a prenderlo, perché andrebbe narcotizzato con le frecce magiche. E sto coso vola in continuo, peraltro. Oh, senti, mezzo tentativo lo si può anche fare, eh. Il problema è che veramente si muove in continuo. Ma intanto posso stare sulla testa del ciccio e sparare agli animali di zona. E ciaone. Quello si muove in continuo. Tappetta, che finalmente è atterrato. Ok, e adesso lo inseguiamo e vediamo di addormentarlo da qualche parte. Ok, vai ciccio, buono. Aspetta, ciccio, mi devi togliere l'ala da davanti che non lo vedo. Porco cane, non vedo niente, se no. Mi devi togliere le ali, ciccio, stai buonino per 2 secondi, cioè non riesco a pigliare il signore quando mi fuggio in continuo. Ok, mi pare sia svenuto, ciccio. Dove stai andando? Cosa stai facendo? Oh, ti devi placcare un secondo. Ma dimmi te, devi star fermo e svolazzare se non ti dico nulla. Ok, è bloccato qui. Oh, perfetto. Buono, vediamo di non attirare l'attenzione delle genti del luogo. Ci sono solo Procoptodon per adesso, non ci siano T-Rex o altro che li eviterei. E in teoria mangio le baccucce. Dovrei avercene, sì, ne avevo ancora. Ah, dimmi che mangi baccucce. La risposta è taming, perfetto, mangio le baccucce. Allora, intanto aspetto di cos'è questo e dopo vado a farmi il bronto. Ma dimmi te, sto episodio ha preso pieghe inaspettate. Perché sono un guardingo che mica mi fido io, eh. Oh, ok, mi ha preso il Fairy Dragon. Ok, buon salve. Ma guardalo, aspetta un secondo. Ma dimmi te, beh, magari puntandoti l'arma non è proprio il miglior approccio. Ciao, sono tuo nuovo padrone. Che boia sei, un drago fatato. Ok, perché no? Rottura di scatola, che dobbiamo sempre inseguire sti cavoli di catu. Ehi, placati un secondo. Sei lento a schifo? Perché mi sa che peso troppo io, eh. Sì, non è la creatura più leggiadra del mondo. Hai attacchi, ciccio? Oh, può fare una bolla magica di protezione? Pratico, però ha un tempo di ricarica. Ok, in caso d'emergenza ci possiamo difendere dagli attacchi. E così invece lui morde frontalmente. Buono. Ok, ho tolto un po' di peso e nonostante tutto è comunque lentino e plana. Ok, si muove in maniera strana sta creatura. Però dai, intanto ce l'abbiamo. C'è il gargoyle che ti sembra che stia facendo lo spandone. Ciccio, datti una calmata e una regolata. Buono, allora, intanto lo abbiamo e lo teniamo qua. Adesso vediamo di finire l'addomesticamento del T-Rex e del cavolo di Bronto. Ma come ho detto, ve li salto. Ok, siamo decisamente molto più veloci. Ci sono gli Onyx dovunque, peraltro. Ma vedo i dettagli. Così alla fine ce le possiamo testare. Mio Dio, i traumi di questo episodio. Ok, dovrebbe aver finito ormai perché la barretta era alla fine. Levati, non rompere le scatole, ciccio. Ok, grazie, scusi signore se mi può difendere. Wow, che casino. Oh, ma tu che macello, sì, il T-Rex decisamente addomesticato. Aspetta che lo tiro nel buco, vieni nel buco. Ok, bravo ciccio. T-Rexino, mi attacchi il coso? Bravo il mio piccolino. Bravo il mio piccolino. Gargoyle, dove vai? Fatti i cavoli tuoi. Oh, finalmente ce lo possiamo domesticare. Guarda il gargoyle che mi segue. Ma stai buono un secondo che devo mettere la sella al povero signore. Ah, mi ero dimenticato di aver lasciato il ciocobo dentro il nostro Pegaso. Aspetta che cavo il ciocobo per adesso. Da dove arriva My Little Pony, peraltro? Cosa sta accadendo? Perché sono tutti ragazzi, che boia succede oggi in sto episodio? Ma è la settimana del gioco. Oh! Mi sono cagato in mano! Porca boia, mi sono cagato in mano! Ciccio, ma sei scemo! Mi è preso un colpo! Mi è preso un colpo che non vi dico! Guardalo con le sue manine piccoline! Ma c'hai l'aria da paccioccone, secondo me, in verità, eh? Tipo serial killer, ma vabbè, dettagli. Allora, sella del T-Rex, olle! Adesso dovremmo essere un attimino inarrestabili. Oronzo, ma me lo cavalchi proprio così stando sopra, non ci si siede neanche lui. Ok, direi che è il caso di testare il nostro piccolino. E vado direttamente nella foresta. Fotte sega, sto coso non me lo buttano giù facilmente. Qualunque furbacchione passi da ste parti, il Trent, tipo intanto quello stalker malefico, dovremmo uscire a farlo fuori. Toh, guarda, c'è un tempio dietro casa, ci faccio un giro tra poco. Ok, attacchiamoci questo boia di Trent, che era un po' curioso di testarlo. Vediamo un po'. Ah, non riesco a fargli danni. Però lui ce ne sta facendo. No, in teoria lo sto mordicchiando. Sì, sta perdendo sangue. Ok. Però porco cane. Oh, per essere un alberello devo dire che madre natura tira quelle belle legnate, eh. Ok, ce l'ho fatta. È stato iper resistente. Mi ha dato una quantità di risorse incredibili. Ci cacca sopra. Ehi, buono. È passata la tigre che pensava mio il cibo. Eh no, che è mio invece il cibo. Ma guardate, ma un minimo di rispetto. Aspetta che ha droppato anche delle risorse, però mica mi fido. Mi faccio fuori anche il ragno gemmato qui, che ci dovrebbe andare giù abbastanza in fretta. Olè, e abbiamo altre gemme per le nostre armi magiche.
Fantastico! E visto che siamo da queste parti, posso parcheggiare il nostro piccolo docile T-Rex qui e faccio un salto veloce veloce qua dentro. In teoria non mi dovrebbe attaccare nessuno. Spero. Se ti attaccano a te, sì, ciaone. Ah, vedo anche già gli scheletri, che cosa bella. A parte che armati come siamo, dovremmo riuscire a buttarli giù in men che non si dica. Buongiorno, signore. Au, e tiri comunque delle belle legnate, eh. Ma ci vai giù anche tanto tanto facilmente. Cosa mi dai di bello? Ah, mi dà lo scheletro che mi dà gli scheletri, è vero. Mi ero dimenticato la logica di questo fantastico gioco. Aspetta, 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 signore, buono. Buono, st'arma è lenta, però fa una marea di danni. Aspetta, 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 cerchiamo di attaccarli. Ai, 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 ai. Fate parecchio male, eh. Aspetta, aspetta, aspetta. Ciucciami anche le pozze. Aia, ciucciami le pozze. Te che tiri le accette e fai malissimo, ciccio. Aia, e basta. Ok, vediamo di ciucciarci la pozza e vediamo di ripigliarci. E ho ancora nell'inventario il chocobo, mi sono dimenticato. Buono, 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 no. A parte che starmi non credo non faccia troppi danni contro sti cavoli di cose. Ho finito le munizioni. Sì, va di cara buona vecchia arma bianca che fa decisamente molti più danni. Ok, vediamo di attaccare gli altri. Guarda che sono qua dietro. No, no, che non mi fai fuori. No, che non mi fai fuori. Ok, bisciottati entrambi. Alla grande, aspetta che c'è già una chest qua. Cosa mi dai di bello? No! Sono le scarpe di cui dicevo prima che permetto di saltare più in alto. Le porto via, sono quelle con le molle sotto. Perché esiste una cosa del genere? Perché? Aspetta, aspetta, trovata una chest, trovata una chest. E anche un signore delle chest. E mi dà la sella del Belzebufo. Però c'ha la pozza del vigore che recupera una piccola quantità di stamina immediatamente. Oh, ce la portiamo via. Questa è nuova, non ce l'avevo. Mancano gli ultimi. Se riusciamo a farli fuori siamo a posto. Ok, non mai visto. Aspetta, aspetta. Ah, però te le legnate le tirate comunque. Prendi una pozza. Oia, quanta gente c'era a ste parti. Pozza, pozza, tienimi curato. Tienimi curato, veloce. Ok, ai, basta con ste cavolo di accette. E qui abbiamo trovato. E cos'è? Il blueprint di una struttura rara. Ho capito, forse ho capito quali sono. Ok, prendi tutto, che cosa buona e giusta. Buono, tutto bene, quel che finisce bene. Vediamo di tornare di sopra e di finire di domesticare quel boia di bronto. Che faticaccia. Beh, dov'era l'uscita, porco cane, mi perdo sempre io. Ok, ecco l'uscita. E nonostante siamo iper equipaggiati, ciao ciccio, ci fanno il chiurlo comunque, eh. Aspetta che mi testo quelle boie di scarpe. Hanno una difesa minima, quindi devo vedere di riequipaggiarle. Vediamo un po'. Oh! Posso rimbalzare più in alto, in effetti, quindi devo caricare il colpo. Aspetta, 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 boink. Sì, mi permette di saltare più di un cubo. Quindi tipo qua, che sono doppi, olle, le posso saltare adesso. Ah, aiuto, c'è i ragni che mi attaccano. Ciccio, ciccio, c'è i ragni che mi attaccano. Ah, aspetta, aspetta, siamo anche iperlenti. Ok, ragno, attaccami adesso. Sono sicuro che è una buona idea. Olle, c'è morto malissimo. Dove è andato a finire il cadavere del signore? Vabbè, facciamo finta di nulla. Intanto il nostro piccolo T-Rex level up e gli buttiamo su ovviamente la stamina. Quanto poi hai level upato, ciccio? Aspetta che c'è il centauro che cerca di attaccarmi. A centauro, porta la moto da un'altra parte. Olè. Esplodono tutti malamente, peraltro. Oh, era la testa del centauro. Credo fosse sia passata la testa del centauro davanti allo schermo. Non vorrei dire una stupidaggine. Buono, aspetta che torniamo a casa e vissero tutti felici e contenti. Il signor Ronzo approva il T-Rex. Ok, fare manovra con un boia di bronto è tutt'altro che semplice. Porca di quella iperporca. Ok, adesso mi divertirò a portarlo fuori più piano. Oh, che fatica c'è di vivere. Ok, ok, ce l'ho fatta. Sono riuscito a clipparmi male col terreno come aveva fatto il T-Rex prima. E mi ha fatto uscire, mi ha tipo spawnato puffo verso l'alto. E abbiamo anche il nostro bronto, che dovrebbe tipo fare il chiurlo tu. E la madò. Pepe, pepe, che il collega si è un po' incazzato. Però come potete vedere, tira di quelle ceppe incredibili. Abbiamo veramente fatto i big danni. Ciccio, quanto resisti tu? Questo invece resiste bene. Ma non troppo. E mi ha raccattato una marea incredibile di risorse. 7000 come il T-Rex. Non c'è che dire. Cosa li butto su? Io li butto sulla stamina, sto coso. Della serie meglio che nulla. E guarda roba che mi ha già raccattato. Tra cui anche dei semi che potrò ripiantare nell'orto. Oh, oggi è la giornata ventosa, eh. Porco cane, no, ho avuto il clima veramente orribile questo. Posso anche calpestare le creature. Buono sapersi. E adesso che c'è il wind, come potete vedere, le nostre turbine sono alimentate in effetti. Specchio ci riprovo, visto che c'è la sagra dell'optero. E voglio dire, c'era la sagra dell'optero. Oh, qualcuno fugge. Qualcun altro invece no, non fuggirà mai più. E se arriviamo al livello 80, gli si può mettere anche la base sopra.
che non ha molto senso, però scuda dodo, beh no, scuda dodo stacciolla, vai, ci siamo capiti. Dicevo, non ha troppo senso. Intanto vedo il nostro unicorno che sta litigando con un Argentavis, non so perché, ma visto la lentezza e che possiamo trapportare una grande quantità di risorse, ma della serie, lo possiamo fare, scusa. Non vi ho fatto vedere il portale, è una cosina abbastanza strana. Vi porta al museo degli animali e potete scegliere quale bioma visitare. Che ne so, facciamo Plateau Grassland. Ok, buongiorno, sono stato teletrasportato. Ah, ok, eccolo qua. Questo è praticamente il museo degli animali e ci darà informazioni su tutte le creature che abbiamo domesticato, incontrato e via dicendo. E ci sono questi piccoli percorsini che mi permettono di andare avanti e vedere gli altri biomi. Se la creatura è così grigina, come ad esempio questo goblin, vuol dire che io non l'ho mai addomesticata e quindi non ho informazioni relative. Ci sono zone veramente incredibili. Questa che boia è? Queste sono decisamente creature che non voglio incontrare. Cos'è sto mostro? Mamma mia, ci sono i draghi. No, draghi, no, grazie, ne faccio volentieri a meno. Questo invece è il lab centrale con le varie tipologie di minerali. Bellissimo! Ma dai! Giada bianca, cristallo affilato. Ci sono tante tipologie di minerali che non abbiamo raccolto fino adesso. Ancora non mi sono immerso nelle profondità marine, ma posso craftarmi già la tuta. E queste sono tutte le tipologie di animali che possiamo incontrare. Questo deve essere l'ippocampo, non vorrei dire una stupidaggine. Ed è una specie di cavalluccio che possiamo effettivamente prendere. L'ho visto mentre non registravo. Qui c'è la manta, lo squalo. Posso immergermi? No. Effettivamente in questo acquario non posso entrare. Peccato. Bello però. È troppo bellina sta cosina del museo. Aspetta, ci sono biomi anche laggiù, le profondità marine probabilmente. Là c'è la foresta, là c'è la palude. Là c'è il bronto, mi par giusto. I biomi innevati, là c'è la zona quella infernale, via dicendo. Lì il deserto. C'è tanta ancora roba in sto boia di gioco, ma veramente proprio un sacco. Ah, questa zona è sopra la mappa. Guardate, siamo sopra la mappa. Oh, quindi sta roba sta in cielo. Ok, ci credo che poi il gioco lagga, porca di quella porca. Sì. Siamo sopra una delle varie zone. Aspetta, li posso guardare un po' più da vicino. Questo è l'elementale di fuoco. Ci sono i ragni, lo so che ho scelto, portate pazienza. E c'è un cane a tre teste. Perfetto, c'è anche il cane a tre teste Cerbero che non ho ancora domesticato. E non ci tengo. E questa è un'altra zona ancora. Oh, con il ciclope, il golem e il minotauro, che purtroppo non è domesticabile, mi pare, come ho detto le altre volte. Magari da qua non scendiamo, che non mi pare l'idea migliore, Ok, c'è il portale qui, dovremmo uscire a tornare indietro al nostro. Ti prego, gioco, non ti bagarmalo malo. Bello, mi è piaciuto. Ok, è stato un viaggio traumatico, ho visto un sacco di cose. Buono, dai, spero che l'episodio vi sia piaciuto. Io ci ho messo veramente una vita a registrarlo. Ci siamo domesticati un paio di creature di tutto rispetto, che quindi potremmo tornarci veramente utili. Perché devi sempre caccare ogni 3 secondi te mentre parlo? Ma vabbè, dettagli. Abbiamo anche la serra che ci permetterà di avere una quantità incredibile di piante, che non so perché alcune mi sono appassite e altre no, ma vabbè, dettagli a questi bug, vi dicendo. Buono, dai, quindi allora direi che per questo episodio allora è tutto. Lasciate un bel mi piace e continuare la serie. Candy e Tiffany a crescere. E noi ci vedremo nel prossimo episodio. Vero, ciccio? Oh, ok, ma bastava un sì. Era un sì comunque. Ma buono, stai calmino. Ciao ciao.